Dalle crisi nascono le mille opportunità. Questa, la crisi economica che ha colpito, diciamo, il mondo occidentale negli ultimi 10 anni, ha dato delle indicazioni importanti che con quella che viene individuata o denominata quarta rivoluzione industriale, quindi rivoluzione delle tecnologie, si stanno aprendo incredibili opportunità. La quarta rivoluzione industriale non è legata a un'invenzione in particolare, ma è legata al fatto che tante invenzioni che esistono da diverse decine di anni stanno interagendo e si stanno interconnettendo e soprattutto stanno uscendo molto spesso dagli ambiti strettamente industriali, quindi strettamente manifatturieri, e stanno entrando nella vita civile, nella vita di tutti i giorni. La cosiddetta rivoluzione industriale è legata alle tecnologie abilitanti, quindi alle nuove tecnologie, dalla robotica alla realtà aumentata, al cloud, all'internet delle cose, che sono finalmente a disposizione di tutti. Perché? Perché si sta semplificando il linguaggio con cui queste tecnologie vengono utilizzate, si sta democratizzando il loro uso sotto certi punti di vista, e quindi mentre prima erano relegate a particolari settori produttivi, alcuni militari che poi sono diventati industriali, oggi sono veramente alla portata di tutti. La sfida della quarta rivoluzione industriale, il motivo per cui deve essere letta come una opportunità incredibile, è che con le nuove tecnologie si generano nuove professionalità. È proprio quello che è nato nel corso degli anni nelle precedenti rivoluzioni industriali. Il contadino è diventato operaio, il carbonaro, tra virgolette, è diventato elettricista, quindi dal carbone poi ha imparato a gestire l'elettricità. È cambiata la forma di energia, ma il principio e l'esigenza dell'uomo non sono cambiate.